Beh, complimenti davvero. Complimenti davvero, dottore. Per vogliamo... questo lavoro silenzioso che avete fatto. Prima eravate eroi, ma non vi cacca più nessuno. Però vabbè, diciamo, mostra la campagna elettorale. Ci aspettiamo le sue considerazioni anche. Finuccio, ti interrompo. Ringrazio veramente tutto lo staff, in particolare la cara Narita, per questo riconoscimento. Ringrazio tutti voi qui presenti per la stima e l'affetto che avete mostrato nei miei confronti anche in questi ultimi mesi in cui sono stato, come ben sapete, fisicamente provato. Grazie a Dio tutto è andato bene, sono tornato al mio lavoro e ringrazio tutti voi per la stima, per l'affetto e per la comprensione. Voglio dedicare questo premio a tutti i miei colleghi del reparto di cardiologia di Manfredonia, con cui lavoro da 16 anni, non solo medici, infermieri, anche personale OTA, per l'impegno che hanno avuto, la stima e soprattutto la comprensione nei miei confronti. Ringrazio tutti voi per essere qui presenti e per quanto mi avete dato da imparare. Mi date modo di fare per voi, per i vostri parenti e per tutta la popolazione di Manfredonia. Di questo vi ringrazio. Grazie dottore, è disponibile a qualsiasi ora. Se state male, andate da... Non lo diciamo dottore, ma è così alla fine. È quello. Ringraziamo pure le zanzare che stasera. Mo. Beh, comunque io volevo veramente, io ho letto la sua storia. Quindi davvero c'è stato un periodo in cui vi hanno chiamato eroi e adesso non se ne parla più. E invece bisogna ricordare, oltre i momenti difficili, il vostro lavoro, perché è stato importante e secondo me, insomma, vi dovete rimboccare le maniche, che tra settembre e ottobre qualche cosa, secondo me. Vabbè, mo ci facciamo questa bella campagna elettorale, vedo che qua oggi stanno più politici che mai rispetto alle altre edizioni, che mi sono fatto tutto, non ci stanno nessuno, mostrano tutti, giustamente vanno a lasciare i buoni benzini per prendere i voti, e quindi vai, ringraziamo pure, stanno tutti, destra, sinistra, tutti stanno qua, quindi chiediamo, chiedete qualche cosa, perché in questi momenti si hanno i soldi, poi dopo non si hanno più, e vabbè, così è, poi... Un augurio all'ospedale di Manfredonia, che non se lo chiudono, rimane aperto. Touch. Speriamo che rimane sempre. Per l'ospedale. Anzi, che venga potenziato. Speriamo che da chi non si sa. Perché diciamo che qua, ognuno... qua adesso potenzieranno tutto in campagna elettorale e dopo che depotenzieranno. Il mo, tutto, bravo, sono cultura. Comunque, ho saputo che avete avuto. Lucio. Io ho quattro figli. Quattro figli. Due figli sono nati a Manfredonia, gli altri due sono nati a Foggia. Ma sono tuoi? Ma non perché Foggia, sono cugini miei, beh, per l'amor di Dio. Però io non può che me ne se nasce nella Manfredonia. E vabbè. Quattro. Mi sono fermato perché vorrei fare altro figlio mia moglie. E tro. Io sono giovane, ci voglio andare per il momento. Vabbè, è già tanto che hai fatto quattro figli tu, cioè voglio dire che a destra non dà, però, cioè che poi sono di Manfredonia, di Foggia, vabbè, comunque io voglio fare un augurio a questa manifestazione, che riesca ad ottenere più fondi, perché da quello che mi è arrivato all'orecchio parliamo di briciole. Scusa, fondi sarebbero soldi? Gli euro, perché è una delle poche manifestazioni a cui partecipo spesso e vedo il coraggio e la caparbietà, insomma, Anarita l'avete conosciuta. Ed è un peccato che bisogna sempre elemosinare per qualcosa che si fa per il territorio, quando vediamo invece altre cose che, soprattutto in questo momento, senza bando, stanno ottenendo decine, se non centinaia di migliaia di euro dalla nostra regione Puglia. E boh, non voglio fare il polemico, se no sembra si sa cose, vabbè, va bene lo stesso. Votate chi trovate, fatemi dare qualche cosa almeno. Io vorrei abbracciare il medico, ha detto che è guarito, possiamo abbracciare, tanto qua sanificano tutti con un microfono, se vuoi stessi. Quindi... Cazzo la mappa, vabbè. No. Ci guardano le lettere, ci guardano. Ogni volta io lascio, tu lasci il microfono, me lo lascio. Beh. E poi ho un applauso alla presentatrice che quando parlo la capisco, però è brava. Io sempre il mio, eh. È brava e parla in italiano, noi non tanto capiamo, però apprezziamo. Va bene. Grazie. E complimenti a chi fa queste armature. Cioè, voi avete un gioiello qua. Cercate di valorizzare anche quello, anche i privati che fanno delle cose meravigliose, come questo posto che io non conoscevo, le zanzare lo conosco, però...
però molti manfredonelli non lo conoscono. Qua è bellissimo, qua. Fate una sagra della zampina, una cosa che viene la gente a mangiare, a spendere i soldi, una cultura. Fate cotto e cultura. Che secondo me è tu. Grazie. Grazie Pinuccio, grazie al dottor Riccioni.